Grande entusiasmo, numeri di rilievo, tante discipline in grado di coinvolgere diversi centri della regione. I campionati nazionali universitari in Molise 2024 sono entrati a metà del proprio percorso, con riscontri lusinghieri in termini di apprezzamento e presenze, oltre che di livello tecnico. Atletica leggera, lotta, calcio, basket, pallavolo, rugby a 7, tennis tavolo, tiro a volo, scherma, judo e taekwondo sono sinora le discipline alternatesi nel programma, ma in prospettiva c'è ancora il karate, in previsione nel fine settimana, che andrà a concludere l'evento domenica al Palaunimo. Per il CUS Molise sinora una sola medaglia, quella del giavellottista boianese figlio d'arte Perrella. Ma la volontà nelle altre 4 giornate che restano da qui alla fine della kermesse di provare a sorprendere e sorprendersi ancora. Per il resto, al vertice del medagliere, le Big CUS Milano e CUS Torino si fanno rispettare. Ma più in generale, l'aspetto della socialità e della condivisione resta sempre un riferimento assoluto di un modo di vivere lo sport fatto anche di spensieratezza e voglia di divertirsi.